Buongiorno, oggi abbiamo il piacere di incontrare Mauro. Io sono la dottoressa De Rosa Teresa, una psicologa che lavora nel centro qui al CUFRAD. La storia di Mauro è una storia particolare. Mauro è da poco da noi, ha un percorso di cura di circa un anno. È una storia dietro di grande sofferenza, costellata dalla dipendenza da alcol in modo massiccio, che è sempre stata presente sin da quando era lui piccolo. Lui arriva da una zona del Bresciano che è la Franciacorta, dove un po' per cultura e un po' per vicissitudini l'alcol è sempre stato parte normale della quotidianità. Una vita con delle grandi sofferenze, la mancanza di un papà. Prima, poi la mancanza di un nonno che ha vicariato la figura mancante del papà, e una mamma che ha cercato in tutti i modi di stare vicino a Mauro da piccolo, con però le sue difficoltà. Questa sofferenza della mamma è stata poi presa dentro Mauro e nell'età adolescenziale è esplosa tutta questa sofferenza. Mauro viveva un po' due vite parallele. Ha voglia di un po' di raccontarmi come si svolgeva la sua vita. Lei mi diceva appunto che in settimana, dal lunedì al venerdì, lei era un adolescente adeguato, lei si è diplomato anche con buoni risultati, e nel weekend indossava la maschera e gli era presente l'alcol. Ha voglia un po' di raccontarmi questa cosa. Certamente. I miei problemi comunque con l'alcol sono partiti molto presto, quando avevo 12 anni, perché appunto, come diceva lei, vengo da una zona della Franciacorta dove c'è la cultura del vino e quindi già da piccolo, quando avevo 10 anni, un goccio di vino si metteva nell'acqua. Poi a 12 anni ho avuto la prima ubriacatura, nel senso che eravamo in una festa del paese. E mi sono accorto che più bevevo e più ero contento, più ero euforico e mi è subito piaciuto comunque questo sballo che dava la sostanza alcol. Quindi in questo momento entra la sostanza nella sua vita e l'effetto che lei le dà è quello della piacevolezza. Quindi in modo appunto finto, falsato, Falsato. crede che la sostanza le possa un po' risolvere i problemi o cercare di attutire la sofferenza. Poi Sì, cosa succede in realtà? succede appunto che l'adolescenza è un momento comunque molto difficile da attraversare perché inizio a confrontarmi con i miei compagni di scuola che avevano comunque un padre e una madre, inizia a mancarmi la figura paterna e la figura materna è abbastanza assente perché è presa comunque dal lavoro. Inoltre mia madre comunque non ha mai elaborato bene il lutto di mio padre e portava una certa sofferenza che mi ha trasmesso e mi accorgevo che comunque non ero felice della mia vita e ricorrevo comunque all'alcol per evadere perché in quel momento comunque mi sentivo bene, mi ero dato una personalità trasgressiva, a 14 anni ho iniziato a fumare le prime sigarette. E poi dal lunedì al venerdì tenevo la maschera del bravo alunno, ho sempre fatto scuole private, prima dalle suore, poi dai salesiani, quindi tra virgolette protette, però il sabato e la domenica mi lasciavo andare. In compagnia un po' tutti si trasgrediva, si beveva comunque dell'alcol, però quello che esageravo sempre di più era Mauro, cioè Mauro doveva essere accompagnato a casa dagli amici perché non stavo in piedi, perché vomitava e quindi hanno iniziato comunque a chiedersi il perché in famiglia, però dicevano sì, l'età dell'adolescenza è un momento difficile e non hanno calcato bene la mano perché comunque io ero praticamente il nipote senza orfano di padre e quindi hanno cercato di aiutarmi in maniera soft. Ok, quindi nell'adolescenza esce in modo forte tutta la sua sofferenza. Alla luce del percorso che ha fatto qua, di un lavoro introspettivo, come legge quel comportamento lì? Cioè, come mai Mauro in quel momento della sua vita ricercava la sostanza e la sostanza lo faceva stare bene? È riuscito a darsi qualche risposta in merito? Ma
Un po' perché ero chiuso, non riuscivo comunque a trasmettere alle persone che avevo vicino i miei problemi, cioè quello di sentirmi solo, quello di si ha paura comunque di affrontare la vita durante l'adolescenza, si iniziano a chiedersi perché esisto, cosa farò da grande, e invece di chiedere aiuto ai genitori o ai nonni che mi erano vicini, praticamente sono ricorso all'alcol per evadere comunque dalla vita normale. Ok, quindi in un momento della sua vita tutte queste domande, che noi sappiamo che l'adolescenza per antonomasia è il momento, sì, più difficile dei ragazzi, non si è trovato nessuno vicino, perché mi raccontava sua mamma era molto impegnata a livello lavorativo, sì, ma a livello affettivo era un po' assente, non, sì, riusciva. Lei ha avuto la figura del nonno, che ha vicariato molto quella di suo papà, però poi ha avuto anche il lutto importante, sì, di suo nonno, quindi, esatto, si è trovato a 12 anni fondamentalmente da solo, si sentiva, sì, solo. L'alcol le dava quel coraggio forse per affrontare le problematiche, perché magari era anche già un po' chiuso caratterialmente, o che altro? Sì, mi dava comunque, mi faceva indossare una maschera, cioè mi ero scelto di essere questa persona trasgressiva che si dava una certa importanza con gli amici, perché comunque esagerava, diceva che era quello che reggeva di più, e non era la mia, quindi avevo bisogno di tenere una maschera per tenere questa parte trasgressiva. Poi con l'andare del tempo questa maschera l'ho tolta, però sono rimasti comunque i problemi con l'alcol. Ormai non ero più in grado di divertirmi se non c'era l'alcol. Quando si andava a pranzo comunque la mia mente andava sull'alcol. Stavo diventando dipendente piano piano senza accorgermi, e dicendo dentro di me: tanto tu non sei alcolista, non lo fai dal lunedì al venerdì, ma lo fai solo il sabato e la domenica per divertirmi. Ma era una menzogna, solo che ai tempi non avevo comunque gli strumenti per capirlo, l'ho capito col senno di poi, facendo il lavoro su me stesso, che purtroppo ero già dipendente in quella tenera età, e sono 25 anni che mi porto avanti questo problema, che mi ha rovinato comunque tante relazioni, mi ha rovinato situazioni lavorative, ed è stato faticoso arrivare al punto in cui sono adesso. Ho fatto anche anni in cui vivevo in strada, su un cartone, chiedevo l'elemosina, non avevo più nessuna persona intorno a me, e mi sentivo proprio solo. E poi sei anche egoista, perché comunque metti davanti l'alcol a tutto. Cioè ti svegli al mattino e non pensi altro che come guadagnare i soldi per bere il primo tavernello. Quindi l'alcol le ha portato via tantissimo, sì, non le ha dato niente assolutamente. No. Questa maschera che lei che ha indossato per tantissimo tempo, con la credenza di poter, cioè faceva uscire una parte di sé il sabato e la domenica, perché, sì, lei mi diceva appunto che da lunedì al venerdì lei era molto adeguato. Molto adeguato, stavo dentro le regole. Esatto, perché forse le persone che le stavano vicino, in primis sua mamma, si aspettavano molto da lei. Sì, si aspettavano che io crescessi in fretta e andassi in tipografia a dare una mano alla mamma, che non aveva più il marito, e quindi mi avevano caricato abbastanza di responsabilità. Io questa cosa nell'adolescenza non l'ho retta e mi sono rifugiato. Riuscivo a tenere dal lunedì al venerdì col fatto di essere un bravo alunno, e poi il sabato e la domenica mi trasformavo. Alcune volte arrivavo a scuola il lunedì che puzzava ancora d'alcol, ed ero anche molto bravo a nascondere il tutto, perché per anni comunque non si sono accorti di niente. Quando è arrivato qui da noi? Sì. Lei adesso va insieme ad altri volontari a dare delle testimonianze, soprattutto, sì, scuole. Nelle scuole. Che cos'è che racconta ai ragazzi? Ai ragazzi racconto il fatto che nell'adolescenza viene preso come un gioco, come una trasgressione che poi finirà. Invece fra i tanti che iniziano a bere il sabato e la domenica, una buona percentuale finirà con l'essere dipendente. Soprattutto nell'adolescenza poi
non ci sono ancora gli enzimi pronti per combattere l'alcol, e tutto quello che bevi va direttamente al cervello e crea comunque già dei grossi scompensi al cervello, perché brucia le cellule. E dico di stare in guardia, perché quello che viene considerato un gioco trasgressivo può aprire un vortice che ti porti dietro per tutta la vita. Cioè, io adesso non bevo, ma per sempre sarò un alcolista, cioè dovrò comunque stare attento a non bere mai più, a non assaggiarne neanche un goccio di quella sostanza, perché so già che mi aprirà un vortice nero che mi porterà di nuovo a terra. Quello che non riuscivo a fare prima era di chiedere aiuto, cioè tutta l'ansia e la disperazione che avevo dentro la tenevo per me e usavo comunque l'alcol ormai come medicinale. Ecco, questo che le volevo chiedere, appunto: come ha fatto ad uscire da quel circuito? Ha iniziato a imparare a chiedere aiuto, sì. E chi si trova in questo momento, in un momento così di difficoltà, sì, e non riesce, cosa gli suggerisce di fare? Lei come ha fatto ad uscirne? Mi ha aperto gli occhi una mia amica mentre passavo per strada, che mi ha detto: Mauro, ma come ti sei ridotto, cioè non sei più il Mauro di prima. Però non me l'ha fatto pesare, cioè era proprio intenzionata ad aiutarmi. Mi ha regalato un telefonino con cui ho iniziato di nuovo a chiamare comunque delle persone per chiedere aiuto. Mi sono rivolto al CERT, in passato mi ero rivolto anche all'ACAT, che è il gruppo di alcolisti in trattamento, che praticamente non aveva più notizia di me, nessuno aveva più notizia di me. Però rispetto al passato, che cos'è che è cambiato secondo lei? Uno, la consapevolezza che sono un alcolista, che non potrò più bere per perché tutta la vita. Perché molte persone non arrivano mai a questa consapevolezza, no. Cioè deve essere chiaro che nel momento in cui si struttura una dipendenza, tale è. Cioè, l'alcol mi ha creato tanto disagio, però ti crea anche tanta paura di lasciarlo, perché comunque ti fa da mamma, ti fa quella mamma che lei forse avrebbe voluto, che ti avvolge comunque, che ti toglie le preoccupazioni, anche se poi quando sei lucido ti accorgi che comunque i problemi aumentano. Cioè, hai due problemi, quelli che la vita dà a ognuno di noi, e in più hai la dipendenza dall'alcol, che ti rende comunque bugiardo. Lei mi ha detto: l'alcol mi faceva da mamma. Sì, era comunque qualcosa che ti avvolge, che ti toglie comunque tutti i problemi che hai attorno. Sua mamma non era riuscita a fare questo con me. Mia madre non era riuscita a fare questo con me, no. Può rintracciare in questa prima grande importante relazione tra mamma e bambino un inizio forse di una sua grande sofferenza che poi l'ha portata a strutturare una dipendenza? Cioè, ma quando mi accorgevo che comunque i genitori degli altri venivano a prenderti a scuola, giocavano assieme, cioè facevano delle cose normali. E poi mia madre è morta quando ho fatto la prima comunità, quindi di queste cose non sono mai riuscito a parlarne, perché mi sentivo anche in colpa in qualche modo, perché comunque il messaggio che mi veniva mandato comunque anche dai miei parenti, anche se non diretto, era quello: comunque con la vita che hai fatto hai creato dei dispiaceri a tua madre. E quindi questo grosso mappazza di sensi di colpa me li sono tenuto dentro, e l'unica cosa che mi anestetizzava era l'alcol. Adesso che non c'è più l'alcol da farle da mamma, sì, durante la giornata, perché poi la lotta contro l'alcol è quotidiana, sì, qual è l'altro metodo che utilizza per far sì che qualcos'altro la faccia da mamma? Ma il chiedere aiuto e parlare comunque dei problemi con gli operatori, in parte anche la preghiera, perché comunque ho avuto un trascorso di 8 anni dalle suore e 5 dai salesiani. Poi ho avuto un rifiuto dalla fede perché era stato troppo, e poi tramite un monastero che si chiama Pradmila ho recuperato comunque la fede, e quindi la fede mi ha accompagnato comunque anche nei momenti più bui. L'essere anche d'aiuto ad altre persone
portare la sua testimonianza all'interno delle scuole la sta aiutando? Sicuramente sì, perché quando le dico le cose agli altri le dico anche a me stesso. Capisco anche che sia molto facile per i giovani capire queste cose, perché per me ci sono voluti anni, però magari a forza di parlarne comunque arriverà questo messaggio anche ai giovani. Va bene. La ringrazio, grazie della sua testimonianza di vita.